credo che bisogna fermare la fuga di cervelli, bisogna creare l'arrivo dei cervelli di altri paesi eccellenti in Italia. Da 36 anni qui a Villa d'Este si incontrano capi di Stato, politici, economisti e giornalisti provenienti da tutto il mondo per discutere di economia globale, delle sorti dei nostri paesi. Quest'anno la novità è che si parla anche di giovani. C'è un grosso cambiamento in atto. In passato i giovani cercavano il posto fisso, adesso i giovani devono cercare il proprio posto nella società. Internet, la tecnologia abbattono le barriere tra un paese e l'altro. I giovani italiani oggi sono in competizione con i giovani cinesi, i giovani indiani, i giovani americani, con i giovani di tutto il mondo. La sfida è mondiale, basti pensare che Barack Obama continuamente esorta gli Stati Uniti a non lasciarsi distanziare nella competizione dell'apprendimento scientifico rispetto alla Cina e all'India. Qual è la percezione che si ha dei nostri giovani all'estero? Abbiamo dei limiti e delle forze ancora residue. I limiti sono nella mentalità dei giovani italiani e delle loro famiglie. Troppo spesso il giovane ancora spera in un attività professionale di tipo classico, il posto fisso. Dove sono più ottimista è che vedo ottimi ricercatori italiani che vengono reclutati proprio dalle università americane. Michele, domenica 5 settembre sarai sulla nostra rete per condurre un programma in seconda serata. Di che cosa si tratta? Sì, questa volta non da Saxa Rubra, ma da questi luoghi magnifici qua di Villa d'Este, il Lago di Como. Parleremo di sfida educativa. Mai come in questo momento l'economia ci tiene col fiato sospeso. In questa situazione, in un mondo globalizzato, diventa importante, centrale, anche la formazione, l'educazione, al punto da diventare una vera e propria sfida. Ed è di questo che vogliamo parlare domenica 5, in seconda serata, con il ministro Brunetta, con l'economista Vaciago, con giornalisti importanti come il direttore del Corriere della Sera De Bortoli e il direttore del Sole 24 Ore Riotta, con il giusto lavorista Ichino e anche con il fondatore di Wikipedia, James Wells.